Bagatella TV. Siamo nell'oratorio della Chiesa di San Filippo a Frattamaggiore con la professoressa Maria Luisa Chirico, ordinaria di filologia classica presso la Seconda Università di Napoli. La professoressa terrà una lezione propedeutica, la terza lezione propedeutica alla GOM Politikos del liceo Durante e dell'associazione ex alunni del liceo Durante sul Tripolitikos di Erodoto. È un discorso sulle tre forme di governo, le tre politeiai, dell'elaborazione che troveremo poi in Platone. È un momento importante questo di formazione per i ragazzi, perché questi certamina e in particolare questo Agon Politikos è diventato un momento non solo di approfondimento scientifico della materia, ma anche di confronto tra gli alunni delle varie scuole che partecipano. È un momento in cui si dimostra agli alunni, gli alunni possano constatare l'universalità dei temi sui quali sono chiamati a confrontarsi. La parola greca corrispondente a Costituzione, lo sapete bene, è politeia, un termine polisemantico che, come osserva Aristotele, nella politica serve a indicare sia qualsiasi forma di governo, sia il governo migliore, che può essere una democrazia rispettosa delle leggi, ma anche una missione di oligarchia e di democrazia. Politeia può dunque designare l'organizzazione politica di una comunità con focalizzazione su una specifica forma costituzionale. Ma la parola significa anche cittadinanza, condizione di cittadino, diritto di cittadinanza, vita politica. Il termine fa la sua prima comparsa in Erodoto e ricorre frequentemente nella prosa politica e filosofica durante la seconda metà del V secolo. È ben noto che i sofisti inventarono un genere letterario specifico, quello degli scritti teorici per i politeias, pensate a Protagora e Ippodamo. E dei trattati descrittivi sulle costituzioni si ricorda Trizia, autore di Politei, degli Spartani e dei Tessani. Veri e propri pamphlet politici dedicati al dibattito sui regimi di governo sono invece l'Atenaeum Politeia di Pseudo Senofonte e la Lacedaemonium Politeia di Senofonte. E eredi di questa tradizione, Aristotele e la sua scuola dedicarono grande impegno alla raccolta di dati sulle costituzioni greche. Delle politee aristoteliche, come è noto, ci resta solo grazie ad un fortunato ritrovamento papirologico della fine del XIX secolo, 1899-1900, l'Atenaeum Politeia, appunto. A parte si colloca, per la sua eccezionale complessità, poi la Politeia di Platone. Il primo accenno ad una classificazione delle costituzioni, di cui, come gli ho detto, i greci, per la varietà stessa di forme di governo avvertirono presto l'esigenza, con distinzione di tre forme di governo, lo troviamo in Pindaro. Pindaro vive dal 518 al 446, nella Pitica Seconda, ai versi 86-88, leggiamo: ma sotto ogni forma di governo viene indicata da Pindaro come nomos, un uomo franco emerge, sia alla corte di un tiranno, sia dove vi è la moltitudine, stratos, violenta, sia dove i saggi, sofoi, si prendono cura della città. Pindaro quindi, come è stato osservato dalla critica degli studiosi, distingue evidentemente in questo passaggio tra tiranni e democrazia ed aristocrazia, mettendo però in primo piano non il numero ma gli aspetti morali. Un elemento questo che sarà sempre presente nel pensiero politico greco, accanto al criterio di distinzione della sovranità a cui spesso si sovrappone. È in Erodoto che troviamo appunto un'articolata teoria delle tre politeie, delle tre costituzioni. Il Logos Tripolitikos, scritto in età periclea nel decennio 440-430, si trova nel libro terzo delle storie ed è per noi il primo testo in lingua greca nel quale si è sviluppata organicamente la distinzione e la definizione delle tre fondamentali forme di politeia che riguardano gli alunni. Nel secondo anno che io partecipo a questa GON Politikos, io ho accettato con molto piacere anche quest'anno l'invito. Lo diceva già la professoressa Garzone, questi certamina, queste gare sugli antichi testi latini e greci hanno un forte valore educativo. E non, come dire, in maniera
in maniera assoluta, direi, perché non solo spingono i ragazzi a esercitarsi sui testi e sulla loro interpretazione, ma soprattutto perché si confrontano esperienze diverse, ragazzi provenienti da licei diversi, i quali in queste occasioni, come dire, riescono a costruire delle solidarietà proprio nel comune interesse, nella comune passione per la cultura classica. Tra l'altro devo dire che questo certamen in particolare si distingue nel panorama regionale per essere l'unico che verte sulla cultura greca, su Platone in particolare, e quindi ha una valenza particolare nel panorama regionale. Quest'anno io, come contributo alla preparazione di questi studenti alla GON, ho scelto di parlare del Logos Tripolitikos di Erodoto, che, come anticipava la professoressa Garzone, rappresenta, dopo il breve riferimento di Pindaro, la prima riflessione organica sulle forme di costituzione, sulle forme di costituzioni e sulle loro degenerazioni. Vedremo questa mattina che il discorso, poi iniziato da Erodoto, continua con Aristotele, con Platone ed arriverà fino a Polibio. Quindi si tratta di un percorso di grande significato. Tra l'altro, un'ultima cosa voglio dire, e mi fa piacere sottolinearlo, anche, come dire, il valore civile di questo agone. Abituare i giovani a riflettere su testi così importanti, qual è quello per esempio delle Costituzioni, in un momento in cui questo tema è di grande attualità, dimostra appunto l'universalità dei temi, come diceva la professoressa Garzone. Io aggiungerei anche che dopo i Greci veramente poco di nuovo è stato inventato. La riflessione che i Greci hanno sviluppato intorno a temi così fondamentali resta ancora oggi il punto di partenza per tutte le elaborazioni anche contemporanee. Grazie. Saluto gli amici di Atella TV e do appuntamento alla prossima conferenza del 13 marzo col professore Carillo e all'appuntamento finale del 19 aprile della premiazione della GON.